Santo Spirito del Padre, dono senza fine, vieni e regna su di noi. Vieni Spirito d'amore, Dio Consolatore, vieni e battezzaci nel tuo amore. Vieni Spirito d'amore, vita che dà vita, vieni e regna su di noi nel tuo amore. Nel peccato, fede nella prova, come crisma di salvezza, vieni, forza di risurrezione e di vita nuova, vieni e soffia su di noi. Consolatore, vieni e battezzaci nel tuo amore. Vieni Spirito d'amore, vita che dà vita, vieni e regna su di noi nel tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Allora, come promesso a Padre Milko, vi do il benvenuto anche se siete qui da un po' di giorni. E prima di tutto vi volevo ringraziare oggi con Padre Michael, è abbastanza creativo il nostro Ministro Generale. Grazie che ci avete benedetti, per me è un dono proprio bello essere benedetti dai frati, dalle suore, da voi giovani, dopo avervi servito, ma volentieri, per diversi anni. Allora, qui siete alla Porziuncola, avete già ascoltato tante parole, ed è una parola mia semplicissima di benvenuto, di benvenuta, ai frati, alle suore, ai frati della Toscana che in questi mesi c'è stato un legame particolare con loro, ma a tutti davvero. E volevo dirvi questo, per lo tuo amore, ci pensavo questi giorni, pensandovi dentro questa esperienza, e mi veniva in mente proprio che il popolo di Israele è stato liberato, ma è una scelta restare liberi. Forse voi vi siete già confessati, avete sperimentato, anzi lo avete fatto dopo la penitenziale, avete sperimentato la misericordia, ma è una scelta restare nella misericordia. Lui è estremamente disponibile, il Signore, con noi, però camminare è proprio restare in questa libertà per lo tuo amore. C'è un motivo per il quale ci conviene restare nel suo amore e camminare in Lui. Ecco, io vi auguro questo, che questo per lo tuo amore ti faccia ricordare sempre l'esperienza di liberazione, di misericordia. E in un tempo particolare come questo, di questi mesi che abbiamo vissuto, mi viene da dire questo, che il peccato è virale. Abbiamo sentito quanto è pericoloso un virus. Così è il peccato. Il peccato è virale. Ma la grazia che hai ricevuto nella confessione è genetica. Quella grazia ha trovato il tuo battesimo, quella grazia è dentro nei tuoi cromosomi, è dentro
tutto il tuo apparato genetico, perché Dio ha dato proprio la sua vita per questo. Ecco, se il peccato vuole ritornarti a essere con tutti i sintomi di un virus, ricordati che la grazia invece ce l'hai dentro. Quello che hai vissuto qui in Porziuncola è vero. È una scelta continuare a restare dentro a questo cammino. E questo ve lo auguriamo. La Porziuncola è anche casa vostra. Noi cerchiamo di servirla al meglio e cerchiamo come possiamo di accogliervi. Buon cammino, buona veglia, buona preghiera. Signore, vi dia pace. Innanzitutto vogliamo iniziare questa veglia di preghiera, che vi saluto e vi ringrazio per aver aderito a questa proposta così semplice. Si diceva prima, è proprio un bonsai rispetto al grande albero della proposta della marcia francescana. E per iniziare mi veniva in mente una cosa che mi è stata chiesta in questi ultimi giorni da una mia amica e collaboratrice, che mi ha chiesto che cos'è per te casa. Allora io ho pensato al luogo dove ci sono legami. Quando sono rientrato qui mi è venuto in mente che questo è il luogo dove c'è il legame più importante, questo è casa, è il legame con Dio. E oggi è il giorno in cui tutto questo legame, i legami con Dio che abbiamo, si ricuce. Tutto ciò che si è strappato in questo tempo, tutto ciò che si è logorato con Dio trova un nuovo legame, una novità. Allora è bello essere qui insieme tutti voi, anche tutti quelli che invece ci seguono da casa loro, a ricucire questo legame con Dio così bello che il Signore ci tiene in questa casa. Per voi è un luogo, per quelli che sono a casa invece più che un luogo forse è un tempo, perché è il tempo della misericordia, oggi. Ed è oggi che il Signore ci offre il suo perdono. E oggi il giorno nel quale ci chiama a rinsaldare la relazione con Lui. Allora questa veglia di preghiera che vivremo, poi ci verrà spiegata nei suoi vari momenti, ci permetterà, ecco, di vivere un incontro vero e vivo in questo luogo e nel tempo della misericordia. Preghiamo. Dio di bontà infinita, concedi ai tuoi fedeli, per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Misericordia, di sperimentare sulla terra la tua clemenza e di contemplare la tua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo. Desideriamo proprio aprire questo tempo di preghiera con un gesto che possa esprimere quello che ci portiamo dentro, che abbiamo vissuto in questi giorni. Non abbiamo camminato fisicamente, però ciascuno di noi si è fatto pellegrino per arrivare qui. Allora, ecco, il desiderio è mettere al centro la parola di Dio. La parola che crea relazione, per ricordarci che se siamo qua ciascuno di noi ha aderito a un invito e il primo che si è messo in cammino verso di noi è proprio il Signore che fa il suo esodo verso di noi. E questa sera desideriamo, no, accoglierlo, accogliere questo esodo, questo suo movimento verso il cuore di ciascuno di noi. Oggi appunto celebriamo la misericordia di Dio in questo luogo e la parola di Dio è ciò che ci aiuta a ricordare, a riportare in cuore i prodigi che il Signore ha compiuto per ciascuno di noi. Non solo, per il suo popolo, per chi lo segue, per chi lo cerca. Allora nella parola noi troviamo la sua capacità di operare, il suo venirci incontro, il suo scendere, il suo farsi pellegrino per venire a salvarci, per non perderci. Allora apriamo proprio questo momento intronizzando la parola.
Nell'accogliere la parola con il canto numero 13 ci alziamo in piedi e riconosciamo la presenza di Dio. Croce lavano la colpa mia, la tua salvezza, mio re, luce che rinnova e dona alla mia vita la tua eternità, la tua misericordia, Signor, è il sole che mi illumina. Parola che dà vita, ritrovo la mia gioia in te, Gesù. La voce tua mi attira, la grazia tua mi libera, in te ritorno a vivere. Sei tu che visiti il mio cuore, metti in me la pace del tuo spirito e la tua grazia, mio re, balsamo d'amore sopra le ferite della vita mia. La tua misericordia, Signore, il sole che mi illumina, Gesù. Sei amore che perdona, parola che dà vita, ritrovo la mia gioia in te, Gesù. La voce tua mi attira, la grazia tua mi libera, in te ritorno a vivere. Perdoni il mio peccato, grande è la tua salvezza, Dio di misericordia e infinita tenerezza. Perdoni il mio peccato, grande la tua salvezza, Dio di misericordia e infinita tenerezza. Sei l'amore che perdona, parola che dà vita, e ritrovo la mia gioia in te, Gesù. Voce tua mi attira, la grazia tua mi libera, in te ritorno a vivere. Ci sediamo. Sul foglietto che avete ricevuto trovate il Salmo 103 e desideriamo proprio pregare questo Salmo per esprimere il nostro grazie, per esprimere la benedizione per i prodigi del Signore. Lo preghiamo dividendoci sempre in due cori, ragazzi e ragazze, e trovate anche il ritornello che faremo alternandoci alle strofe del Salmo. Thank you.
benedici, Signore, anima mia. Benedici, Signore, anima mia. Tu che sei rivestito di maestà e di splendore, sei tanto grande, Signore mio Dio. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Tu che sei rivestito di maestà e di splendore, sei tanto grande, Signore mio Dio. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Tu che sei rivestito di maestà e di splendore, sei tanto grande, Signore mio Dio. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Tu che sei rivestito di maestà e di splendore, sei tanto grande, Signore mio Dio. L'uomo, come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Ma l'amore del Signore è da sempre,
per sempre su quelli che lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri che eseguite la sua volontà. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Benedici il Signore, anima mia. Tu che sei rivestito maestà e di splendore, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei tanto grande, Signore mio Dio, sei tanto grande, Signore. Dalle fonti francescane. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così. Quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia, e allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo, e di poi stetti un poco e uscì dal mondo. Le parole di Francesco dal suo testamento sono una memoria di ciò che ha compiuto il Signore per lui, e il riconoscimento dei prodigi che il Signore ha operato nella sua vita, perché lui, avendo ricevuto misericordia, potesse usare misericordia. Allora, ecco, fare memoria di ciò che il Signore compie per noi è un modo di custodire il nostro cuore nella relazione con lui. E l'invito adesso per ciascuno di noi è proprio questo. Fai memoria di un evento, riporta in cuore, ricorda un evento dove hai sperimentato la benevolenza, la misericordia di Dio, e scrivilo. Scrivilo perché quella parola di Dio per te possa restare inscritta nel tuo cuore, nella tua mente, e possa essere la roccia su cui si fonda la tua relazione col Signore. Allora l'invito è proprio questo:
E adesso ognuno prende, se volete, no, il proprio quaderno e scrivete semplicemente, sinteticamente, un evento dove avete sperimentato. Se non lo trovate, chiedete la grazia di poter sperimentare invece la misericordia, di incontrare la misericordia, lasciarvi incontrare. Se hai riportato al cuore un evento puntuale in cui Dio ha usato misericordia verso di te, adesso siamo invitati ad alzare lo sguardo e a contemplare, adorare, gustare il segno più eloquente, più piccolo, infinitamente piccolo e infinitamente grande, in cui Gesù ha deciso di mostrarci la sua misericordia, il suo cuore rivolto ai miseri. E questo segno preziosissimo è il suo corpo che tra poco verrà esposto su questo altare davanti a noi. Contempliamo la piccolezza di Dio, un Dio che annulla ogni distanza tra noi e Lui e ci permette di entrare in comunione con il suo corpo. Sappiamo tutti l'adorazione profonda che San Francesco aveva nei confronti del corpo santo del Signore. Allora, poter vivere adesso un tempo di adorazione in questo luogo che trasuda santità, che è pieno della presenza di Dio, di San Francesco, di Chiara, di tutti i santi che hanno incontrato il Signore qui. Ecco, possiamo gustare ancora di più che cosa vuol dire misericordia. Se misericordia è il nome di Dio, l'Eucaristia è il suo volto più bello, il volto più piccolo, il suo volto più prezioso. E guardare l'Eucaristia ha proprietà medicinali, mi verrebbe da dire.
è cura elioterapica, è stare davanti al sole per permettere a quello che i padri chiamavano farmaco di immortalità di guarirci, di guarire la memoria, di guarire il nostro cuore. Oggi siamo stati perdonati, siamo stati rinnovati attraverso l'indulgenza. Ecco, adesso guardando Lui, adorando Lui, possiamo gustare la sua potenza, il suo amore che cura, che si china sulle ferite, che inclina il suo cuore verso noi che siamo i miseri. Allora, con vero amore, accogliamo il corpo santo del Signore che verrà esposto solennemente su questo altare. E lo facciamo con il canto numero 20. Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di te. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi, per amore. Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, vieni a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà.
Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo». Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi, ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà venuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Parola del Signore. Dalle fonti francescane. Ecco, ogni giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare, nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato.
e come essi, con gli occhi del loro corpo, vedevano soltanto la carne di lui, ma contemplandolo con gli occhi dello Spirito, credevano che egli era lo stesso Dio, così anche noi, vedendo pane e vino con gli occhi del corpo, dobbiamo vedere e credere fermamente che questo è il suo santissimo corpo e sangue vivo e vero. E in tale maniera il Signore è sempre presente con i suoi fedeli, come egli stesso dice: «Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo». Carissimi, è sempre un'emozione essere qui davanti alla porta del cielo a ricevere la misericordia di Dio, ma forse oggi ancora di più stare in quella posizione lì dove ero prima, cioè seduto proprio davanti all'Eucaristia, un poco troppo sopra Gesù, guardandolo dall'alto. Ecco, una posizione terribile. La assaporavo prima, terribile, perché proprio il Signore si mette sotto di me, quindi tutte le volte è sconvolgente. Abbiamo letto alcuni brani molto belli, soprattutto il primo, che ci ha aiutato a far memoria, a far ricordare un po' il nostro passato, come ha fatto Francesco nel suo testamento. Alla fine della sua vita vuole mettere per iscritto qualcosa di importante. Allora fa memoria, ci è stato chiesto anche a noi di ricordare un evento. E non so se siete riusciti a farlo in quel momento lì, magari eravate occupati a pensare al caldo che vi stava opprimendo, però sicuramente nel vostro cuore, nella vostra vita c'è un evento da ricordare. Intanto volevo fare subito una distinzione che a volte noi non facciamo tra il ricordo e la nostalgia. Noi a volte ricordiamo una cosa, però sempre con quella nostalgia, come una cosa che ci ha attaccato un sottile senso di tristezza, una cosa che è avvenuta, è ormai avvenuta, e non c'è più, e non si ripete più così. Sarebbe bello se è stato bello, ma non è più così. Quello che fa Francesco è un'altra cosa, perché lui fa memoria, ed è una memoria che rende presente la gratitudine. Se no è nostalgia e basta. Cioè lo ricorda grato di quello che ha vissuto. La differenza sembra sottile, ma in realtà è essenziale. Il ricordo che hai scritto deve essere qualcosa che attualmente ti fa vivere la gratitudine di quello che hai vissuto. Senza quella sottile tristezza oggi non è più così. Perché Francesco non vive quello. Allora io, facendo memoria, prima avevo pensato ad altre cose, poi in quel momento mi è venuto in mente semplicemente la ultima confessione che ho fatto, cioè 3 giorni fa, perché è stato un momento bello, perché il sacerdote mi ha detto: prima che ti presterai a fare una cosa importante, una celebrazione, no? Di questa cosa dentro di te e a Dio: io non sono la sorgente della luce, Dio, illuminami. Io non sono la sorgente della luce. Sembra una banalità, no? Mi ha aiutato tanto, mi è venuto in mente prima, perché stavo per entrare qua. Io non sono la sorgente della luce. Voi direte, beh, ci si sapeva, no? Però a volte abbiamo proprio l'impressione di essere noi la sorgente della luce. In un momento essere io che, siccome sono qua che presiedo, sono la sorgente, no? Invece è sempre richiedere a Dio: illuminami. Allora ho fatto memoria, grata di quel momento, perché ero felice, mi rende felice adesso dire quella cosa e rinnovarla, e dire non con nostalgia: mamma mia che terribile la mia vita, perché continuamente faccio sempre gli stessi errori. Cioè ricordo e dico: cioè non sono così, ho sbagliato qualcosa, sarei dovuto essere in un altro modo. Invece la memoria grata è proprio questa cosa qui che ti fa dire: che bello
che Dio in quel momento ha illuminato dicendo: sono io la luce ed è bella la mia luce, mettiti di fronte a me. E questa è la prima cosa. La seconda, che mi ha fatto venire in mente sempre questo brano di Francesco, è divisa in due, sono due spostamenti che fa Francesco ricordando quell'episodio all'inizio della sua conversione. Il primo spostamento è uno spostamento fisico, perché il Signore dice: mi condusse tra loro, cioè tra i lebbrosi, perché gli creavano amarezza nel cuore, e dice: e usai con loro misericordia. Mi condusse fra loro, fa uno spostamento, cioè si sposta dal centro alla periferia. È uno spostamento che fa, sì, dicendo di sì, a un'indicazione in qualche modo, che non riconosce completamente. Si sposta da essere il centro, dal centro delle sue cose, dal centro del suo cuore, alla periferia del suo cuore stesso. L'esperienza della misericordia è un'esperienza che ti fa spostare da essere il centro, appunto, alla periferia del tuo cuore, dove ci sono tutte le cose che contano meno, tutte le cose che non servono, tutte le cose che ci hai lasciato in periferia. E si sposta, lui fisicamente proprio, va, esce, va in un luogo distante da dove era stato fino a quel momento, perché quando ti sposti fisicamente ti rendi conto che le cose cambiano. Allora anche l'esperienza della misericordia è quella che ti fa andare in periferia. A volte fisicamente ti fa andare altrove, sei venuto qua per ricevere misericordia, no? E ti fa andare in periferia del tuo cuore e riscoprire che cosa ci hai lasciato. Lo spostamento fisico, il primo spostamento. Il secondo, invece, è un altro spostamento, uno spostamento di sguardo. Cioè Francesco comincia a guardare altre cose, a rinnovare uno sguardo verso una realtà per lui sconosciuta. Perché? Perché ha ricevuto un regalo. Quel fare misericordia è un regalo che gli fa Dio. Usai con essi misericordia. Non è un atto semplicemente di volontà. Adesso voglio fare questa cosa qua. Sai quando ti metti in testa che adesso devo fare un atto di carità. Adesso ci riesco, sono bravo. No? E invece no, è un regalo di Dio. E mi capita tantissime volte di trovarmi di fronte a persone e dire parole che non sono le mie. E la persona è grata solo in quel momento, quando si accorge che quelle parole non sono mie. E allora sono grato anch'io a Dio, perché erano sue. Si sposta l'attenzione. Perché? Perché ho ricevuto un dono e lo sto semplicemente restituendo. Ha ricevuto il dono di fare misericordia. Non è roba sua. Non era capace. Era l'inizio. Come poteva essere capace di fare misericordia? Che manco sapeva che voleva dire. È un dono che ha ricevuto. Allora è quello che abbiamo ricevuto noi, è un regalo che ti fa spostare lo sguardo su un'altra realtà più importante. Adesso il nostro sguardo è stato attratto dall'Eucarestia, che è stata messa al centro, perché il Signore vuole essere messo al centro in questo senso, cioè far spostare il nostro sguardo su di Lui, che è il centro della nostra realtà, il centro della misericordia, la fonte vera della luce. E allora, leggendo il brano invece del Vangelo, che è appunto conosciutissima lavanda dei piedi, e mi è venuto in mente, forse lo conoscete, un quadro, ora lo pronuncerò forse male perché è tedesco, si chiama Siger Kruder, forse lo conoscete, poi andatelo a guardare semmai, poi avrei voluto fare un link, mandare la foto, non si può fare, quindi per adesso credeteci. C'è la lavanda dei piedi, una lavanda molto semplice, c'è Gesù davanti a Pietro, però Gesù non si vede il volto. Gesù è chinato di fronte a Pietro, che sta invece davanti a lui, e si vede il volto, perché l'immagine prende il volto di Pietro, che è quasi meravigliato, di fronte a Gesù che è piegato. Il volto di Gesù si vede nell'acqua con cui Gesù ha lavato i suoi piedi. Ecco, lo sguardo di Francesco, e anche il nostro stasera, si sposta su una realtà altra, cioè sul volto di Gesù, che però ci appare nel volto della miseria, della fragilità. Francesco vede il volto di Gesù nel lebbroso. E quasi se ne accorge fino a un certo punto, potremmo dire. San Bonaventura poi dice che è proprio lì che c'era il volto di Gesù, in quell'uomo davanti a lui, che poi sparisce dal momento in cui Francesco volta le spalle e va via.
L'unico luogo dove Francesco avrebbe potuto accettare di vedere il volto del Signore Gesù senza paura. Prima ce l'aveva. Allora noi guardiamo l'Eucaristia stasera, guardandola come se fosse il riflesso del volto di Gesù nelle nostre miserie. È sempre così che facciamo esperienza di misericordia. Non è semplicemente una mano che Dio pone dall'alto per fare un regalo e poi andarsene. È mostrare il suo volto a te. Guardami, ti dice, le tue miserie sono su di me. Il mio volto è splendidamente riflesso nelle tue fragilità. Allora ecco, questa esperienza a noi ci permette di fare una vera esperienza di misericordia, perché il volto di Dio a questo punto non è più inguardabile, non abbiamo paura di guardare il suo volto. E quando facciamo memoria di misericordia, facciamo memoria di un volto che risplende eccessivamente nella nostra fragilità. Allora l'esperienza del perdono risulta un'esperienza felice, che ti dà veramente gioia. Quando la ricordi, nel presente ti rinnova gratitudine, che bello! Perché risplendi in quell'acqua sporca dei miei peccati, che è nei miei piedi, davanti a te. E l'ultima cosa sono i risultati che Francesco vede nella sua vita. Lo dice in questo breve inizio del testamento, che è molto più lungo, chiaramente. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d'animo e di corpo, e di poco stetti un poco e uscì dal mondo. In pochissime parole Francesco descrive un cambiamento essenziale, meglio due, potremmo dire, questa è l'ultima cosa che vi dico. Il primo cambiamento è un cambiamento di gusto, quando vedi che le cose hanno un gusto completamente diverso, quando hai la percezione che ogni cosa che fai sa di amaro, sa di amarezza. Perché in ogni cosa ricerchi te stesso, ricerco me stesso, e allora sa di amaro, non trovi nulla, non trovi niente di buono, non è dolce, perché il fondo della dolcezza che cerchi, prendendo le cose, possedendo le cose, alla fine in fondo è amaro. Allora Francesco fa l'esperienza di dolcezza, è un modo di sentire la vita. Non è un modo con cui Francesco ha cambiato il mondo. I lebbrosi sono rimasti lebbrosi, Francesco è rimasto quello che era. In quel momento non è che ha fatto una grande azione, ma è cambiato il suo cuore. Che noi pensiamo a volte che con certe azioni di carità, di grandezza, magari che compiamo, ecco, cambiamo il mondo, invece non si cambia proprio nulla. Cambia dentro di noi, cambia il nostro cuore, il modo con cui sentiamo, percepiamo, gustiamo la realtà. Allora Francesco comincia a rileggere tutta la sua vita, dove il dolore e l'amarezza diventano il luogo dell'amore di Dio. E sono i lebbrosi che iniziano a dettare a Francesco il cantico delle creature. Dio inizia comunque a dettare nel suo cuore il fatto che ciò che Dio dona è bello. È cambiato tutto, ha cambiato sapore. E l'altra cosa è che Francesco fa una scelta concreta, dice: «E poi stetti un poco e uscì dal mondo». Ecco, di lì c'è una scelta. Quando cambia il gusto della realtà, quando cambia lo sguardo, quando ti sei reso conto che il volto di Gesù sta altrove, allora ti è chiesto di fare una scelta, di uscire. Di uscire dal mondo, potremmo dire, di uscire da una mentalità, da un modo di vivere le cose. E di cambiare, di fare una scelta. Ecco, forse stasera potrebbe essere il momento, ecco, di fronte a quella all'Eucaristia che si pone davanti a noi così con umiltà, come avevamo letto nell'ammonizione prima, allora di fronte a quel volto che risplende nell'acqua sporca della nostra fragilità, noi dire, ecco, di fronte a te dico sì, scelgo, va bene, ci sto, cambio, faccio un salto, provo, tento, dico di sì a quella proposta, esco da quel modo di fare, faccio una scelta, dico a te sì, l'abbiamo detto oggi anche nel Vangelo. Abbiamo letto oggi l'Eucaristia, il Vangelo dell'Annunciazione, dove c'è quel sì di Maria, che come ci diceva Fra Giuseppe, è e rappresenta il desiderio di Maria. Sì, lo voglio, è proprio così, come se Maria avesse detto, è proprio quello che volevo, è proprio così, è quello che dici già presente nel mio cuore.
Allora ecco, di fronte al Signore stasera vogliamo fare memoria, vogliamo non lasciarci avvolgere dal velo della tristezza, di una nostalgia di cose passate che non ci sono più, ma gioire con gratitudine di quello che il Signore ha fatto dentro di noi, anche in questi giorni. E si vedrà quando tornerai a casa, se quella gioia la porterai a qualcun altro, dirai sono felice, ma non semplicemente perché è stata una cosa entusiasmante, perché il Signore ha fatto un dono grande a me e io sono grato a Lui, e la mia gratitudine è dono per gli altri. Sarà bello pensare appunto che il nostro sguardo si è spostato e finalmente il volto del Signore l'abbiamo visto splendente nelle nostre fragilità, e questa è una grande fonte di gioia. Sarà bello tornare a casa e dire di sì finalmente una cosa a cui finora hai detto di no, perché magari finalmente stasera il Signore non ti fa più paura, non è più qualcuno che chiede qualcosa a te, ma ti fa il dono della sua vita. Allora vogliamo stare ancora qualche istante davanti a te, Gesù, che sei la sorgente della luce, perché tu ci illumini. Fissa lo sguardo su Gesù Eucaristia, perché Lui ti possa amare con misericordia. Lui la luce del mondo. Lui che ha vinto le tenebre. Il suo amore per te è unico. Tu sei unico. Fissa lo sguardo in Gesù, sorgente della nostra luce, perché ti illumini. E in questo cuore a cuore intimo vogliamo lodarlo, benedirlo, perché Lui è la luce del mondo, Lui è la salvezza della nostra anima, Lui è il Re della gloria. Lo facciamo con il canto numero 25, stando in ginocchio e contemplando la Sua maestà e benedicendolo. Luce del mondo che hai vinto la notte, apri i miei occhi e vedrò. Ti adorerà questo cuore per sempre, Gesù speranza sei tu. Vengo ad adorarti, vengo per prostrarmi, vengo a te per dirti, sei il mio Re. Solo tu sei santo, solo tu sei grande,
solo tu sei degno di ognuno. Eterno Re, il creato ti esalta, gloria nell'alto dei cieli. Ci avviamo verso la conclusione di questo tempo e desideriamo ricevere, oltre festeggiare e celebrare la misericordia di Dio, ma un dono che ci metta nella possibilità di usare misericordia, così come è stato per Francesco. Allora ciascuno ora riceverà un cartoncino molto semplice con su scritta un'opera di misericordia corporale o spirituale da vivere in questo anno, da comprendere, fare propria e vivere in questo anno. È un invito, è la possibilità di restituire, come direbbe Francesco, di restituire il grande dono da cui siamo stati toccati, da cui siamo stati inondati. Allora, questo è ciò che in qualche modo ci darà la possibilità di uscire da noi, di mettere al centro la misericordia di Dio e farla gustare anche a chi potremo incontrare. State fermi al posto e vi verrà consegnato. Non è un'imposizione, una prescrizione, ma è veramente un invito a poter restituire la grazia che avete assaporato nella vostra vita, ma anche in questi giorni.
Accompagniamo questo momento con il canto numero 1. Onda blu, trasparente riflesso di cielo, sulla spiaggia sfinita, diventa risacca, sole che, tramontando sornione sul mare, prende a pugni la notte, ed è subito l'alba. Una notte spietata in fingarda, e Dio dov'è? Forse dorme e sonnecchia, dov'è? In un raggio di luce lui è risorto e vive accanto a noi. Preghiamo. Padre buono, donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita e di godere sempre della sua protezione, perché in lei ci hai dato una regina clemente verso i peccatori e misericordiosa verso i poveri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, nella tua grazia,
gioia. Io lodo, ringrazio e prego per te. Il mondo ritorni a vivere in te, a vivere in te. Adoro te, fonte della vita. Adoro te, Trinità infinita. I miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza tua mi prostrerò. Mio Domani mattina, ragazzi, l'avviso è ritrovamento alle 11.